Bentornati a Giangolo, amici miei, bentornati su Pimpu, io sono Salvatore, come sempre. Come state? Spero tutto bene. Ragazzi, spero che questa nuova inquadratura vi piaccia. Oggi è video acquisti manga, ragazzi, ne abbiamo un bel po'. Oggi facciamo la prima parte e poi registro anche la seconda. Ve li faccio vedere. Non potevo metterli di fianco a me perché avevo la luce, cioè ho la luce. Ce ne sono un bel po', ragazzi, per tutti i tipi. Ok, iniziamo, ragazzi. Voglio dedicare veramente un minuto in più rispetto agli altri a questo qui, Dead Sand di Tetsui Tetsui. Ragazzi, tanta tanta roba, vi faccio vedere anche la particolarità se non avete visto su Instagram, autografato dall'autore. Ho comprato questo volume, ragazzi, su eBay da un ragazzo che ne aveva un paio e ha deciso di venderle una copia. E ragazzi, tanta 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 roba, ragazzi, veramente veramente molto molto bella. A parte che è un volume, beh, l'ho comprato perché era autografato, quindi in realtà l'ho pagato pochissimo, ragazzi, credetemi. Una storia incredibile. Nagaishi è un piccolo delinquente che dopo il riformatorio cerca di cambiare vita mettendo la testa a posto, anche se non ci riuscirà, come scopriremo in questo volume. Diciamo che inizia un gioco così per caso, inizia un gioco, il Dead Sands appunto, dove tu devi dare la caccia agli altri giocatori usando ogni colpo possibile e ogni strategia possibile, anche eliminandolo. Infatti dietro c'è scritto che una sola regola esiste e ogni colpo è consentito. Ragazzi, il volume è tanta roba. La storia, secondo me, l'autore ha sbagliato. Cioè, vabbè, sicuramente è successo che saranno stati degli obblighi di casa editrice, però poteva durare di più. Sicuramente poteva essere sviscerata ancora di più la storia perché aveva altro da dire. Chiuderla così in un volume unico lo spiega molto bene, è esaustivo, ma sarebbe potuto durare molto di più. E diciamo che altre storie che potevano durare di meno sono durate di più, mentre questa ci sarebbe stato un seguito. 5,90 pezzi di copertina, ragazzi, sono veramente felice. Vi faccio vedere ancora l'autografo, il 26 aprile 2008, non so se si è visto, tanta tanta roba. Poi passiamo a Yamada-kun e le sette streghe. Ragazzi, c'è poco da dire, volume 8. C'è poco da dire, ragazzi, perché l'ho recuperato perché andai in fumetteria una ventina di giorni fa e ne trovai, cioè, trovai questo e l'ho recuperato, ciao, quindi l'ho preso. E sono ancora molto, molto, molto lontano da, diciamo, recuperare attivamente Yamada-kun. Quando trovo qualcosa lo prendo. Però è un po' troppo difficilotto ancora trovarlo e sto dando precedenza ad altro tipo Attacco dei Giganti, tipo Black Clover, queste cose qua. Mi piace molto la storia, la storia dove se tu leggi il titolo non ci azzecca praticamente niente con, diciamo, la trama. Per ora, fino al terzo capitolo, non si parla né di streghe, non sono sette per ora. Ma mi è piaciuto molto, lo sapete, lo recupererò sicuramente, me ne parlerò ovviamente di più in live quando le farò, perché ve l'ho promesso, ma ancora non ho il computer, ragazzi, adatto per farle. Ovviamente consigliato perché per prima di te la storia ci sta, ma da riaggiornarci. Abbiamo, iniziamo già con un po' materiale pesante, Black Clover 8, 9 che non ho qui, 10, 11, anche il 10 forse non ho qui, sì. 11 e 12. In realtà forse sono al 9. Ah, il 10 non ce l'ho, ragazzi. Allora, questo qua l'ho letto, bomba. Sto leggendo il 9 adesso che non ce l'ho qui adesso con me. Il 10 non ce l'ho ed è, ragazzi, impossibile comprarsi i volumi al di fuori di fumetterie. Quelli che ce l'hanno però, cioè, non tutti i volumi sono sempre disponibili. E Planet. Ho visto su qualsiasi sito dove già compro massivamente non ce l'ha nessuno, quindi per questo è un po' più difficilotto da recuperare, però lo recupererò sicuramente al 100%, penso nel prossimo ordine. L'8 l'ho letto, tanta roba, sono nel regno subacqueo, non ricordo il titolo, ma è il regno subacqueo, dove le hanno prese un po' tutte, quelle del toro nero, perché l'avversario, raga, veramente forte. Adesso cerco di recuperare qualche tavola dell'avversario che è una bomba proprio. Eccolo qui. È molto molto forte, però eccolo qui. Non so se riuscite a vederlo. È veramente arrabbiato, tanto tanto arrabbiato, si vede anche su in copertina. E qui si iniziano a vedere un po' anche i limiti del toro nero,
si iniziano a vedere anche un po' più i personaggi, diciamo, di questo gruppetto, dove ci sta lui, ragazzi, che a me piace tantissimo, probabilmente il mio personaggio preferito, non perché sia un personaggio fortissimo, ma perché domina il fulmine. E in realtà lui è un personaggio un po' strano, vuole sempre attaccabriga, cioè è molto fomentato dalla guerra, dalle lotte, da avversari sempre più forti. Quindi mi piace molto come personaggio. Ragazzi, io lo straconsiglio, a me piace veramente tanto. Sto andando un po' lento, devo essere sincero. Ho piegato una pagina. È uno dei titoli che recupererò sempre e recupererò sempre ogni mese per andare sempre più avanti. Poi, One Punch Man 23. Ragazzi, quando esce One Punch Man, subito deve essere recuperato, cioè il tempo di recuperarlo subito. Non l'ho letto però, incredibilmente, di solito quando lo recupero lo leggo subito. L'hanno un po' criticatuccio perché ragazzi, Saitama si vede veramente poco. Io già me ne ero accorto anch'io nei volumi precedenti, esce sempre meno. Ovviamente capisco che loro fanno un ottimo lavoro di personalizzazione dei personaggi e fanno molto. Cioè fanno molto storia anche sui personaggi, non solo sul personaggio principale, però ovviamente ragazzi io lo compro per Saitama, cioè perché mi piace troppo. Non va bene, non va bene. Parla troppo poco di Saitama. Lo leggerò e poi ovviamente ne parliamo in live quando le faremo. Poi recupero massivo di My Hero Academia. Che abbiamo? Ah, poi ragazzi, vabbè, abbiamo l'uno che mi ha regalato nella fumetteria perché la signora gliel'ha portato dietro del figlio mentre stava leggendo, si è staccato tutto e me l'ha regalato. Grazie. Ah, ovviamente ragazzi, fumetteria Salerno, dove diciamo vado spesso. My Hero Academia 7, 9, 11, 12, 13, 20. Allora ragazzi, perché numeri sparsi? Allora, un numero sicuramente l'8 ce l'ho io a casa che sto leggendo. Per questo non ce l'ho con me, ma l'ho recuperato. Gli altri l'ho recuperati perché erano i numeri disponibili in fumetteria, li ho presi subito. Il 20 era, cioè purtroppo c'era sto stacco dal 13 al 20, ma io a casa dovrei avere dei numeri tipo il 16 o il 17, quindi il prossimo ordine li prenderò quelli là che mi mancano. Questo l'ho letto, bomba. Io ho iniziato dal 7 perché è il volume che coincide col finale della seconda stagione dell'anime. Praticamente i ragazzi vanno non in gita, vanno un'escursione dove dovrebbero studiare e allenarsi estiva dopo la scuola, diciamo dopo l'accademia. Ma ovviamente, esattamente, vengono attaccati dai villain. Situazione di panico. Perché i ragazzi sono accompagnati da pochissimi professori, praticamente due forse, forse due, sì, due. Poi arriva una seconda squadra che dirò che non è proprio fantastica, ma lasciamo perdere. E quindi ragazzi, vengono attaccati, vengono veramente, veramente fatti messi alle strette, messi veramente alle corde, tant'è che Midoriya praticamente uscirà da questo scontro a pezzi con delle lesioni difficilmente guaribili, è solo perché il personaggio principale altrimenti sarebbe impossibile. Tutto questo, spoiler, non so se posso dirlo o no, ma viene catturato Bakugo. Viene catturato e nel volume 8 che sto leggendo ci sarà subito la squadra degli amici che lo andrà a riprendere, ma questi ragazzi non sanno che c'è una squadra di eroi capitanata da All Might che sta andando a riprendere il ragazzo. Quindi vi lascio immaginare All Might che va a riprendere il ragazzo con praticamente il massimo della potenza, tanta tanta roba. E esce anche il personaggio, esce proprio il villain principale, che non mi ricordo mai come si chiama, ragazzi, faccio sempre confusione tra il One for All e l'All for One. Per me che mi inceppo con le parole, è una tragedia per questi due quirk. E quindi ragazzi, tanta tanta roba, storia veramente bella fino adesso, è leggera, mi piace tantissimo, è leggibile, proprio scorre.
Non è impegnativo in realtà, sei solo curioso poi di leggere il volume successivo. È una storia diversa rispetto già a volumi che leggo, tipo Attacco dei Giganti, è una storia totalmente diversa, come non mi viene in mente un'altra, Radiation House, per farvi un esempio. È una storia diversa, leggera, ci sono tanti personaggi, quindi è modo di affezionarti a un personaggio diverso per ognuno, proprio dei propri gusti poi. E quindi tanta roba. Tanta roba, io lo recupero, voi recuperatelo perché è bello e vi consiglio, se avete visto la seconda parte dell'anime, si inizia dal 6, non dal 7, ma quello è il punto giusto per staccare anime e manga. Non poteva mancare, ragazzi, ovviamente. Blue Lock 1, con questa edizione, vabbè ragazzi, quella da 3,99, la prima edizione, diciamo prezzo promozionale, l'ho recuperato. Allora, la storia mi intriga, devo dire la verità, non poco, però raga, sto seguendo troppi titoli e devo dare priorità ad altro. Ho recuperato il volume 1 ovviamente perché era il primo e perché era un'edizione promozionale, ma già che adesso è uscito il secondo, non lo recupererò, ragazzi, molto sinceramente. La storia è bomba, probabilmente lo recupererò poi più in là, perché sicuramente la storia è tanta roba. Ho sentito i ragazzi su YouTube che ne parlano veramente veramente bene. Curioso sì, però ragazzi, ho altri titoli come questo qua che vi sto per far vedere, ragazzi, è veramente. Eccolo qui, ragazzi. Raga, questa è bomba atomica, veramente ragazzi, questa è bomba atomica. Un ragazzo su Instagram che seguiamo, la Nerd Caverna, che mette le post sempre molto interessanti, lo saluto, mette la storia, un post veramente dettagliato su questo titolo. Mi ha catturato incredibilmente subito. Lo contattai, gli chiesi più informazioni, disse che l'avrei recuperato. E effettivamente poi sono andato in fumetteria, ho trovato il primo, incredibilmente ragazzi, perché sono veramente difficili da trovare questo titolo. Infatti mi sono accorto già dal secondo in poi che sono introvabili perché non li ristampa ancora. Planet, maledetta. L'ho recuperato subito il primo, letto ragazzi in 10 minuti. È incredibile, è incredibile. Edito da Planet Manga, ovviamente la storia di Hayashida. Veramente non saprei spiegarvi la storia, ragazzi. È letteralmente fuori di testa. Ragazzi, ve la leggo la trama perché veramente non saprei spiegarvela. Allora, Kaiman è un uomo dalla testa di alligatore, ridotto in questo stato da dei misteriosi stregoni provenienti da un'altra dimensione, a cui solo loro hanno accesso. Essi girano per la città di Hall, lasciandosi dietro morti e deformati, praticando la loro magia nera sulla gente. Ma Kaiman, immune alle loro arti, è supportato dalla lottatrice cuoca Nikaido, dà loro la caccia, consapevole che l'unico modo per tornare normale e trovare lo stregone che l'ha trasformato. Ragazzi, letto la storia, sembra una cazzata, credetemi, ma è bomba. Veramente bomba, tant'è che volevo recuperarla. Cioè, vi giuro, volevo recuperarla praticamente tipo 10 volumi, anche se costa 7 euro. I primi 10 volumi volevo recuperarli subito, ma sono introvabili. Sicuramente si trovano molto sparsi, ho trovato tipo il 3, il 4. E non li ho presi ancora perché vorrei recuperare a serie. Ah no, forse il 4 e il 5 le recupero, almeno il 2 e il 3 e poi successivi, ma zero ragazzi, veramente difficile. Bomba, se lo trovate il primo prendetelo, dategli un'opportunità perché ragazzi veramente merita tantissimo, veramente bomba, grande. Rent a Girlfriend 3, la storia continua ad andare avanti ragazzi, è sempre molto leggero, molto godibile, lo prendo sempre, in realtà è uscito anche il 4 che ho già letto. Però non ce l'ho dietro, non ce l'ho qui. La lettura è sempre molto leggera, ragazzi, che serve anche a staccare da volumi un po' più complessi da leggere. Io lo straconsiglio sempre, leggero, non tanto per il prezzo perché 5,90, però ci sta, dai, è leggero, va bene. Rent a Girlfriend. Poi abbiamo Demon Slayer 3. Letto, mi è piaciuto, ma l'ho interrotto, in realtà ho recuperato anche tipo il 5 e il 6. L'ho interrotto ragazzi perché ho convinto Mayra a vedere l'anime e quindi ho preferito vedere l'anime solo e non seguire anime e manga, che non mi piace, fa dualismo, questo dualismo qua. E quindi ragazzi sto seguendo l'anime e vi dirò che a me la storia non è che
Cioè, non, è come se non partisse mai sta storia. I primi due volumi sono godibili anche questo, però sembra sempre che non. Cioè, sembra. Cioè, almeno quello che provo io quando leggo, sembra che aspetto sempre che succeda qualcosa, ma non succede mai. Non lo so, perché forse ho troppe aspettative, sentendo anche poi le recensioni degli altri, i pareri degli altri, però non lo so, ma a me dà questa sensazione. Comunque, l'anime è molto bello. Concordo. Concordo, abbiamo quasi finito forse, no? Ci manca qualche episodio. Ma anzi, ditemi se arriverà la seconda stagione, perché ho fatto anche un sondaggio su Instagram. In realtà i ragazzi dicevano sì, arriverà la seconda stagione, ma non erano troppo convinti manco loro. Quindi vi raccomando, ditemi se arriverà la seconda stagione. Poi, qui devo andare veloce, ragazzi, che siamo da 3 ore che stiamo registrando. La Decision House 9 e 10. Ragazzi, questo è un titolo che recupero sempre subito, mi piace tantissimo. Associo tutto quello che mi piace, ragazzi, mondo medico e love. Apoteosi. Volumi molto molto belli, anche se vabbè, poi li approfondiremo in live, perché poi ne parlerò in live, cercherò proprio di recuperare quando faremo le mega live dove parleremo degli Addition House per i primi 10 volumi. In realtà il colpo di scena c'è, forse nell'8-9, e sono stato un po' deluso un po' deluso per la reazione di lei, della dottoressa, però mi aspetto qualcosa che dovrebbe succedere nei prossimi volumi. Le storie sono sempre molto interessanti, parlano abbastanza dettagliatamente anche dei casi proprio clinici, tant'è che c'è scritto anche all'inizio che si affidano proprio dei professionisti, dei medici, per avere sempre più chiaro e dettagliato la storia che va a seguire. E tanta roba, ragazzi, li recupero sempre molto volentieri, veramente. Il prezzo è un po' meno volentieri, perché 6,50 però. L'edizione è fatta veramente bene, ragazzi. J-Pop è superiore. Poi, ultimo volume, cioè, ultimi 2 volumi, siete contentissimi, lo so. Se riesco a prenderli, Words and Dare 4 e 5. Bomba, bomba, ragazzi. Titolo che si conclude con 12 volumi. E, sempre molto interessante, sempre molto ecchi, molto molto ecchi, molto molto ecchi. Però ci sta, la storia continua a piacermi, continua a interessarmi, continua a farmi venire voglia di recuperarne altri. Forse un po' troppo ecchi, cioè nel senso che è come se passasse poi un po' in secondo piano la storia, anche se tanta roba, cioè, tanta tanta roba. Però ragazzo su Instagram, però non ricordo il nome, mi disse che praticamente la fine di questi volumi era solamente la fine della prima parte di Wolves and Dalem, che poi invece continuerà con tipo seconda stagione, seconda parte, queste cose qua. Quindi sono sempre molto più curioso di leggerlo, lo recupererò sempre molto volentieri. Il prezzo anche qui è sempre un po' meno, 6,50, ma ci sta. Wolves and Dalem, bomba. Ragazzi, con questo Words and Dare abbiamo finito. Io vi ringrazio veramente per aver visto il video. Spero che non sia venuto molto lungo, ma non sarà così, sarà venuto veramente veramente lungo. Mi dispiace, spero che vi piaccia. Ho cercato di recuperare tutti i titoli, ragazzi, che mi piacciono. Sto cercando di recuperare titoli che leggerò, e cioè che non compro e metto da parte. Nel prossimo video, ce l'ho davanti, ci saranno altre belle chicche, ragazzi, veramente belle belle chicche. Vi raccomando, lasciate like, condividete, commentate con i vostri amici. Grazie, seguiteci anche su Instagram, Pippogram, ci vediamo alla prossima, ciao!